I fan della saga sono innumerevoli. Non era facile accontentarli ancora una volta e per di più con un regista semi sconosciuto. Ma, come sottolinea Repubblica, la scommessa è quasi vinta. Il rispetto dei caratteri strutturali della vecchia saga, che permettono allo spettatore di sentirsi in un territorio conosciuto, si coniuga con una buona quantità di innovazione, tanto da rendere ragionevole l'ipotesi che seguano altri episodi. Azione adrenalinica a profusione, grafica digitale mirabolante, ritmo incalzante. Chi ama il genere non andrà deluso. Ma il film pecca nella latitanza di suspense e pathos. Lo spettatore tende a non sentirsi eccessivamente coinvolto, anche perché è difficile immedesimarsi in personaggi che andavano caratterizzati e approfonditi maggiormente. Come ha detto un critico, una serie di figurine che non offrono alcuna storia personale, alcuno spessore emotivo. Si aggiunga che i pochi dialoghi oscillano dalla banalità alla retorica. Abbiamo quindi un videogioco ben realizzato, dall'atmosfera cupa e tetra, come si addice a uno scenario post-apocalittico.